Bentornati ragazzi, eravamo qui con ritorno in spiaggia, avevamo appena preso 8 su 10 pezzi del segnalatore, ne resta 2 so, sono tutti da fare con Marti, quindi diamoci dentro. Adesso c'è un coccodrillo che ci combatterà, ci obbligherà a combattere nella sua scuola per combattenti coccodrilli. Sfuggite ai coccodrilli con un salto lungo e poi colpiteli quando si storniscono, va bene. Vai. E ogni coccodrillo necessita di 2 colpi. Va bene, cosa lo dico a fare? C'è scritto la grossa come una casa. Vai. Tanto il numero 1 faceva pena, il numero 2. Va bene, ed ecco il numero 2. Su 2 anche questo, ragazzi, questo mi sa che lo termineremo in pochissimo tempo. Allora salto lungo per sfuggirgli e vai. Vedo che hai sconfitto i miei allievi, la tua tecnica non è così scarsa come pensavo. E adesso dovremo combattere il maestro coccodrillo. 5 colpi, ricordatevi il maestro coccodrillo albino, perché ragazzi lo rivedremo nel livello successivo. Cioè che sarà il penultimo livello, quindi ragazzi siamo veramente alla fine del gioco praticamente. Resta pochissimo e questa è una delle ultime parti. Forse in meno di 20 parti ce la faccio. No, non credo. Ecco vai, esulta pure cretino, perché io guardo un sacco ancora di vita, tu un colpo e ora sei fuori. Quindi potrei anche farmi colpire e farla finita subito. Ma no, tu finisci con scrivere. Ecco qua, nono pezzo del segnalatore, un'altra parte del un vestito di foglie. Ne resta uno e so dov'è, un'ultima missione da fare con Marti. E ci avrà sempre quel cacchio di facocero. Allora, dunque, se costeggiando qui forse lo trovo. Ecco, c'è un cartello con Marti, come potete vedere. E allora andiamo, va. No! Mambara testo figlio della mignotta. Lo so, ho cavato con un salto lungo, vai. Eccoci qua, vai, albero da frutto. Dobbiamo sconfiggere 6 tartarughe prima che scada il tempo. Vai. Concentratevi su una e per lasciate perdere le altre, mi raccomando. Fate sempre così, non calciate troppo alla cavolo. Ma davvero non erano lente calde, in effetti. Qui siamo un po' contro natura. Va bene che il Madagascar è un posto strano. Ma sul serio ragazzi, il Madagascar è davvero un posto strano, così come... cioè, non come lo vedete nel film, ma è davvero un posto stranissimo il Madagascar. Io ho fatto tante ricerche di geografia e scienze, so che ci abitano animali che effettivamente... che hanno dell'incredibile, come... camaleonti che da adulti sono grandi quanto una punta di fiammifero. Chiamate appunto camaleontinani, ma vabbè. Dopo questa curiosità sulla fauna del Madagascar, ecco il decimo e ultimo pezzo del segnalatore, il corpo! Ne abbiamo trovati tutti e 10. Come sapete poi arriverà la nave, ma Marti andrà a cercare Alex. E questo ci porta al penultimo livello del gioco. Quando la mappa ha finito di caricare la breve. E questo ci porta al penultimo livello del gioco, Marti al salvataggio! Bene, siamo a 4 minuti, vai, direi di farlo anche questo in diverse parti. Marti al salvataggio. In questo livello Marti, a differenza del film, che ci va solo Marti, nel gioco anche Mortino ci aiuterà a trovare Alex. Infatti questo livello sarà impersonato da Marti e Mortino, ragazzi, bene sì. Ci sarà un livello in cui dovremo fare Mortino. Va bene, questa è la strada senza ritorno, dovremo completarla prima che scada il tempo. Altrimenti Mortino dice che non saremo più in grado di orientarci. Questi fiori, se presi a calci, danno dei soldi, ma siccome noi abbiamo già la vita massima e tutti i potenziamenti, non perderemo più tempo. Sconfiggete i ragni per...
dicevo, sconfiggete i ragni per far sì che le ragnatele scompaiano. Credo che abbiamo ricominciato da capo, ragazzi. Non ci sono checkpoint tra una fase e l'altra, mi sa. Tanto avete anche sentito Marty urlare dolore. Ah! Attenzione, ci sono i fiori di... Ecco, ce l'abbiamo fatta. C'erano i ragni, c'erano i fiori di giungla misteriosa. Il primo livello mi ha dato il Madagascar. Molto bene. Ecco il minigioco dove dobbiamo impersonare Mortino, ragazzi. Dobbiamo raccogliere 30 di frutta per Wilbur. Allora, il durian ci fa perdere la frutta, mentre la frutta normale vale 1, anche la mi fa perdere la frutta. E la mela vale... quanto... vale di più, insomma, la mela. Quindi se c'è la mela prendetela subito. Il magnetismo animale, che la calamita ci farà tirare a noi i frutti buoni. Ecco qua. Magnetismo animale. Ecco. Ah, un durian. Ne restano 10, dai che forse ce la facciamo. Ti prego, fa che il ragno non venga qua. Sono bloccato, sono... O se riuscissi a prendere quella mela... Vai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta! Punteggio record 40, ma non mi vengono dati i soldini gratis, quindi andiamo, vai. Ce l'ho fatta! Adesso, grazie a 30 frutta, il cinghiale Wilbur ha spostato una roccia che ci ha permesso di attraversare qui. Di andare qui, le rapide di Flor Gandorf. E ora dobbiamo finire prima che scada il tempo. Sì, ragazzi, Marti al salvataggio è tutto così. Fasi a tempo, praticamente. Essere liberi non è quella gran cosa gigante di cui si parla tanto. È vero. La natura non è tutta rosa e fiori, Marti. Anzi, la natura è tanto bella quanto spaventosa. Prendete più turbi possibili, ragazzi, perché se non arrivate in tempo assisterete alla cutscene una cutscene non tanto piacevole. Vedrete Mark Mortino che viene divorato da dei ragni. Quindi se avete a cuore il simpatico Mortino, arrivate in tempo. E poi nel videogioco Mortino e Marty qui hanno lo stesso doppiatore, Luca Sande. Quindi mi immagino che fatica il poveraccio durante questo livello fare praticamente i due personaggi principali. Vai, ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Mortino, come hai fatto a finire qua giù? Noi eravamo praticamente spalla a spalla. Esigenze di copione, Marty. Ora non staccarti da me. Devi soltanto attraversare questa pericolosa zona di caverne di ragni. Poi potremo raggiungere il prossimo settore. Va bene. La sinergia. Va bene, e siamo nell'unica fase non a tempo di Marty a salvataggio, la città delle tarantole. Dovremmo avventurarci lì senza cercare di cadere di sotto, perché è probabilissimo cadere di sotto, ecco appunto. Abbiamo fatto cadere di sotto Marty. Come un babbeo. Ah! Guardate, c'è un durian qui. Volendo si potrebbero centrare i ragni. Vai, ecco fatto, ragni eliminati, ora non avremo problemi. Ok. Là, vedo dove... All'inizio mi piaceva, ma ora voglio solo distruggere tutto. Ok, qui posso... Là c'è un tiki anche, vedo, prendiamolo. C'è una vita tiki, prendiamola perché con l'energia... Scarseggiando, merda, manca poco che il salto lungo mi tradisse e mi facesse andare di sotto. Qui cosa c'è? Ah, lassù, il ragno lassù. Credere di aver portato i miei migliori amici in un posto simile. Qui cosa c'è? Ah, c'erano delle monetine. Ah, c'è un passaggio qui. Che non porta da nessuna parte. A lei, va bene, ragazzi. Ebbene sì, ragazzi, adesso ci sarà
ecco, bene ragazzi, mettiamo in pausa. Allora, il coccodrillo albino del livello ritorno in spiaggia ha rapito Mortino. Adesso dovremmo gareggiare contro di lui per riprendercelo. Ragazzi, questa sarà la sfida più rognosa di tutto il gioco. Alla prossima.